La mia prima. Come andiamo? Blair. Ehi. Ciao. Bene, bel bottino. Per oggi ho solo questo. Hai delle taglie per me? Ehi, bentornato. Ehi là, come andiamo? Ottimo. Ottimo. Ecco qui. Un bel passo avanti. Ok. Sì. Ci vediamo in giro. No, fermo lì, ci penso io. Questa è Radio Free Oregon. La verità ci rende liberi. Ai tempi della rivoluzione americana abbiamo combattuto per la libertà e abbiamo conquistato il meraviglioso diritto di possedere armi. Abbiamo usato quel diritto per proteggere noi stessi, le nostre famiglie, le nostre proprietà, almeno finché il governo non ha iniziato a temere quel popolo che avrebbe dovuto tutelare. Negli anni ci hanno strappato ogni diritto possibile in materia di difesa, usando qualche sparatoria di massa come pretesto per limitare la nostra sacrosanta libertà di cittadini americani. Controllo delle armi, signore e signori, e tanti saluti al secondo emendamento. Pensa... Levati di mezzo! Se tutti i nostri compatrioti avessero fatto piovere piombo quando è iniziata questa merda, credete che ci troveremmo in queste condizioni, nemmeno per sogno. Ma i O'Brien, ho raggiunto un radiofaro. Dimmi quale. Come quale? Questa radio della Nero ha il GPS, no? Sì, ma certo, sì. Ok, è quello di Hollally Falls. Ottimo. Occhi aperti, arriverà una squadra operativa. O'Brien, chiudo. O'Brien? Porca troia. Ai, ai, ai. O'Brien, rispondi. I tuoi amici sono qui. O'Brien? Te l'ho detto, non sono miei amici. Ok, prosegui a piedi. Sì, 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 lo so, che vuoi che faccia? Devo piazzare uno dei vostri dispositivi. No, questa volta no. Li sto già tracciando. Stavolta non accetto. Segui la ricercatrice. Per studiare un soggetto infetto. Un furioso rilevato in una grotta della zona. Grotta? Dovrei seguire una squadra di soldati della Nero armati in una caverna. Resta vicino a quella donna. Fin quando sei a portata posso intercettare i suoi dati. O'Brien? Sto ancora cercando notizie, non fare domande. Allora perché continuo a parlare con te? Passo e chiudo. Rispondete, Jeff. Ok, qui. Tutto in ordine? Sì, tutto ok. L'area è sicura? Tutto a posto, abbiamo controllato. Allarme sul perimetro. Qualcun altro l'ha sentito? Chiare sono? Yeah. Credevo di aver sentito qualcosa. Sì.
Saremo al sicuro prima che faccia buio. Qualcun altro l'ha sentito? Spero di non ammalarmi. Posso salvare i miei cani? Tutto a posto? Non sopporto questi incarichi. Fammi indovinare. Preferiresti essere nelle grotte di Belknap con la merda di furiosi resta fino alle vicino. Ginocchia? Vero, Greg. Sì. Non l'ho mai capita. Più cosa? Facile a dirsi. Questa storia degli stadi. 1, 2, 3. Ovvero? Insomma, il virus è sempre lo stesso, no? No, la questione è più complessa. Ora lasciami. Ok. Lo so, sono un soldato. Ma prima della grande furia ero iscritto a biologia. Qualcosa ne capisco. Ah, sì? Si fidi. Ok. Beh, non ne siamo certi, ma le analisi del sangue indicano, lasciano supporre che il virus si diffonda nel sistema linfatico, riproducendosi e attaccando le cellule con esiti catastrofici. Attaccando? Più non precisamente, riportando allo stato attivo non una serie di proto-oncogeni latenti. Un cancro. Guardalo. Guarda tutti loro. Ti sembra forse un cancro? Una forma aggressiva? No. No, no, è qualcosa di molto peggio. Che intendi? Il virus ha uno scopo e i furiosi presentano queste caratteristiche perché il virus li vuole così. Ma che dice? Sto dicendo... Dio mio, che sto dicendo? Terrorismo. Qualcuno ha scatenato l'epidemia. Non lo so. Ah, quindi? È finito? Sì, ok, direi che è ora di filare. Brian, rispondi. Ho raccolto i dati. Viene ricevuto. Grazie, Dario. Di cosa parla, Brian? Ha detto qualcosa riguardo a un virus o quello che è... e agli effetti che produce. Voglio sapere cosa sta succedendo, Brian. Perché sono qui? Cosa sperano di ottenere? Oh, Brian! Ok, questa storia comincia a seccarmi. Un'idea. Deve essere più vicino. Lost Lake, a Deacon St. John. Ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Iron Mike dice che saresti anche disponibile ad aiutarci con le missioni per il campo, ma che ti rifiuti di lavorare per schizzo? Sì, qualcosa del genere. Beh... ti capisco.
Comunque la tua referente sono io. Quindi passa dall'officina. Qui abbiamo un incarico per te. Ok, va bene. A dopo. Deacon, ci sei? Sì, Ricky, che c'è? Volevo solo dirti che mi spiace per quanto accaduto a Boozer. Beh, mai quanto dispiace a lui. Guarda, Eddie voleva dirti che se non le avessi portato il coltello di Liston, Boozer sarebbe stato anche peggio. Beh, certo, così ho potuto affettarlo più facilmente. Ad ogni modo spero, speriamo che ce la faccia. È anche mio amico, sai. Ehi, ascolta. Grazie per averci portato al campo, Ricky. Ora devo andare, chiudo. Non ho la risorsa. Eddie, ci sei? Dico St. John all'infermeria di Lost Lake, rispondete. Dick, ehi. Ah, mi sento ancora scombussolato, sai com'è. Tu stai bene? Che succede? Boozer, ehi. Niente, solo che... mi ero stancato di ascoltare Radio Free Oregon, sai. Le stronzate complottiste hanno preso a piccole dosi. Dick, Eddie mi ha detto tutto. Sarei morto senza di te. Che hai trovato quell'antico, che cazzo ne so, e... Boozer, io... Deve essere stato divertente. Tenermi giù mentre lei mi faceva a pezzi. Ti ricordi di Jack? Come tagliava quel tacchino l'ultima volta che abbiamo mangiato tutti insieme. E schizzava via di continuo giù dal tavolo. Sì, Boozer. Me lo ricordo. Ma lo sento ancora, sai. Il coltello... peggio dei ripugnanti. Se tu non fossi stato lì a tenermi giù, non so cosa sarebbe successo, Dick. Non lo so. Ormai è fatto, è tutto finito. Arriva qualcuno. Dick, scusa, sento ancora frastornato. Apri. Sì, senti, Eddie mi ammazza se scopre che sei in piedi a cazzeggiare. Senti, ora la Brenda mi chiama. Qui Lost Lake, passo e chiudo. Ascolta, Boozer. Boozer. Merda. Ehi, Ricky, hai un lavoro per me? Ciao, Dick. Sì, ricordi Shane Riley? Lo chiamavano tutti Red. Red Riley? Mai sentito. Ma indovino, è rosso di capelli. Cosa? No, no, era per gli stivali. Aveva un paio di scarponi in pelle di serpente tinti di un rosso orrendo. Una vera merda. Immagino. Lavorava per noi tempo fa, finché un giorno ha deciso che i nostri crediti non gli bastavano e ha ammazzato Lindsay Fuller senza tante storie. Chi? Lindsay. Era alle scorte prima di Blair. Aspetta, cosa? Ha ucciso una donna disarmata? No, era armata, ma non si aspettava un proiettile in fronte. E senti questa. Red l'ha ammazzata, ha ripulito il capanno delle scorte ed è scappato senza lasciare nessuna traccia. Era un figlio di Lurida. Almeno finora. L'hanno visto con i suoi uomini a Camp Pioneer. Non devi neanche chiedere. Non sopporto che... Uccide le donne disarmate, lo so. Sapevo che avresti accettato. Già, comunque, ripeto, ci penso io. Che altro puoi dirmi di lui? Non molto. Ah, aspetta. Mastica tabacco. È talmente ossessionato che raccoglie i mozziconi, estrae il tabacco e se lo ficca in bocca. Che schifo. Beh, ora ho due ragioni per farlo fuori. Sì, ma sta attento di... Serve niente? Do un'occhiata.
tua moto ciuccia parecchio. Facciamo il pieno? Ok, ok, ti faccio il pieno. Ok. Com'è nuovo? Fammi sapere se hai bisogno. Che cazzo è? Ah no, ok. Ma cioè è qua vicino, ma che vuol dire? To tell you just what you meant to me before you lost your mind. Things never seem to change, but they still are not the same as they were yesterday.